Signori, ci proviamo 64, titolo molto particolare, io l'ho visto, un titolo indipendente sviluppato da una sola persona, cioè una sola persona che ha fatto questo gioco, che, vabbè, indipendentemente da questo, esce domani il 4 marzo, credo. Dovrebbe uscire il 4 marzo su Steam, ed è un titolo particolare perché bisogna iniziare a fare cose piccoline per poi fare fabbriche, lo dobbiamo provare, signore, lo dobbiamo provare per capire, quindi andiamolo a provare. È molto così, semplice, chiaro, molto chiaro, molta luce, ma ci sta, ci sta. E grazie, salvate il soldato Benny, grazie per i 26, grazie mille. Allora, il gioco parte così, dove sei? Sono letteralmente in mezzo al nulla. Va bene, cosa vedi? Ma scusa, anche impostazione non abbiamo niente. Uno schermo bianco è questo. Beh, non molto. C'è questa macchina qui, ha un aspetto familiare, ma non riesco a capire cosa sia. Quale macchina? Aspetta, forse posso... Vediamo, perché non... questo penso sia il tutto. Tieni premuto, ah. Aspetta, dimmi che non stai toccando qualche macchina a caso in questo momento. Tieni premuto, immagino qui. Clicca sempre sulla cella sottostante. Sta funzionando, ho appena creato qualcosa. Un enorme cubo nero, è così liscio, voglio davvero romperlo. Sei fatto? Clicca sempre sulla cella sottostante. Vedi, cliccando. Stilisticamente mi garbava tanto, mo vediamo, perché pure io lo provo insieme a voi. Ok. Adesso in alto a destra è uscito destabilizzazione. Ve lo leggo io che c'è sta la camera. Posizionalo accanto a un cubo per romperlo due volte più velocemente. Richiede un elmerine per funzionare. Ulteriore destabilizzatore, aumento dell'effetto. Nuovo, valvola inversa. Evita che la macchina per l'estrazione dei cubetti si riporti nella posizione originale se posizionata accanto ad essa. Richiede un caronite per funzionare. Piano piano cercheremo di capire cose. Ho 64 pietre. Bene, va bene allora. Divertiti con quello. Qui non possiamo cliccare, abbiamo solo caronite, ma posso cliccare anche qui? Ok, sto accumulando queste che ho fatto tenendo premuto su questo. No, questi sono un po' fatti così in sovraimpressione, cioè si vede che è proprio chiaro chiaro, più chiaro, un po' troppo chiaro. Però. Non lo so, accumuliamo cose. Non so se dobbiamo, per arrivare qua, dobbiamo... Sono in sovraimpressione forse perché non abbiamo abbastanza di questi. Proviamo, noi abbiamo fatto questo prima. Abbiamo tenuto cliccato e sono spawnate queste cose. Io devo cliccare per... 512 è il destabilizzatore. Ah, devo cliccare sulla base. Vediamo se arrivando a quel numero... 4, 26, cambia anche il coso dei metri. Ok, adesso ci ha sbloccato il destabilizzatore, perfetto. Posizionalo accanto a un cubo per romperlo due volte più velocemente. Richiede un elmerite per funzionare, ulteriore destabilizzatore, aumentano l'effetto. Allora, aspetta. Allora, penso di poter costruire macchine adesso. Dovrei costruire qualcosa per aiutare a rompere questi cubi più facilmente. Se un cubo appare in una cella adiacente, anche in diagonale, dovrebbe funzionare. Quindi, ad esempio, dovrei costruirlo. Ah, vedi, se lo metto tipo qua, quelli che escono qua di lato. Se lo metto così, quei tre che escono qui dovremmo romperli più velocemente. Attenzione. È tutto fatto. Pian pianino si andrà a costruire una mega fabbrica in linea. Cioè, mega fabbrica. Poi vediamo un attimo. Anche in diagonale va bene, quindi volendo si potrebbe anche fare in questo modo, anche se sempre due ne andiamo a beccare. Così tre in linea teorica. Proviamolo a mettere qui. Ok, noi adesso... Allora, penso di poter costruire una... Aspetta, stai giocando a qualche gioco strano? Stai iniziando a spaventarmi. Ora devo solo inserire una pietra gialla all'interno di questa macchina.
Pietra gialla potrebbe essere questa. Potrebbe essere una pietra gialla. Mo' vediamo. Qualsiasi cosa ti rende felice, a parte gli scherzi, vieni da noi oggi? Certamente sarò lì tra poche ore. Devo solo finire questa cosa. Cosa stai facendo esattamente? Guarda, ti manderò un messaggio più tardi. Devo continuare a spingere la macchina. Mi spiace. Vediamo. Allora, provo a distruggere. Questa adesso si dovrebbe distruggere più velocemente. Ok. Questa qua adesso dovrebbe avere un cubetto. Ah no, è vero, non l'abbiamo attivata ancora questa. Adesso abbiamo un cubetto giallo. Prendi un po' di elmerine. Ehi, ho trovato una pietra gialla. Buon per te, amico. Beh, penso di... Ok, quindi adesso questo dovrebbe funzionare. Sì. No, mi devi rifare quelli qua, visto che questo sta più vicino. Allora, da quello che avevo visto era molto infognante, ma infatti credo che lo sarà, perché noi adesso abbiamo questo che ci rende più veloce la distruzione di questi qua. Quindi poi ne metteremo altri dagli altri lati, ma nel mentre ci ha sbloccato anche altre cose. Il destabilizzatore industriale, penso che faccia la stessa cosa, quadruplica la potenza del processo di frantumazione. Richiede 64 elmerite per funzionare, quindi 64 di questi, quindi si farà molto più avanti. Però nel mentre ci ha sbloccato, almeno ci ha fatto vedere che possiamo sbloccare anche il raffreddatore di canale. Posizionalo accanto alla macchina per l'estrazione dei cubi per... Estrarre i cubi due volte più velocemente. Quindi questa, mettendola vicino a questa, li fa pop-appare più velocemente. Ok, ulteriori depositi di raffreddamento aumentano l'effetto. Ok. La valvola inversa evita che la macchina per l'estrazione dei cubetti si riporti nella posizione originale se posizionata accanto a essa. Richiede un caronite per funzionare. Ok, vabbè, noi al momento dobbiamo... Allora, vediamo la differenza. Ci mette parecchio più tempo, sì. Vedi, questa mo ci mette un tot di tempo per... Far pop-appare quelli. Vediamo. Sì, è molto, molto particolare. Molto particolare. Però molto infognante. Quella è stata. Per quello, vedendolo un pochino mi aveva attirato parecchio. Allora, qua ad esempio, possiamo fare un altro destabilizzatore. Ah, e nel mentre consuma quello. Però con un altro destabilizzatore possiamo anche smantellare quelli che stanno di qua. Quindi io potrei fare questo qua. Anche... No, in realtà potrei farlo anche qua, ma sempre un altro di là ne devo fare. Ok, ma io posso anche girare la visuale? Non ne ho la più pallida idea. Ok. Quindi, linea teorica, adesso da entrambi i lati io posso spaccare i cubettoni più velocemente. Perché questo qua, vediamo, ci mette... Ok, questo qua molto prima. Anche se sto consumando. Infatti, vedi, mo quella l'ho consumata e. Però me la puoi ricaricare. Stessa cosa qua. Stessa cosa qua. Questo invece non so se ci arrivava quello. Non si. Sembrava ci arrivasse, ma. Vediamo. Vedi, adesso già possiamo fare un altro destabilizzatore che lo possiamo mettere da quest'altro lato. Ah, aspetta però, scava fino a 64 km di profondità. Ok, non so da dove stanno venendo queste cose, ma va bene. Quindi noi continuiamo a fare velocemente questi qua che abbiamo qui vicino. Al momento, visto che solo questi posso fare, faccio così. Su quelli che faccio più velocemente. Probabilmente quelli sono i metri, la profondità alla quale stiamo scavando. Immagino. Ok, adesso potremmo fare un raffreddatore di canale. Posiziona accanto alla macchina per l'estrazione dei cubi per estrarre i cubi due volte più velocemente. Ulteriori dispositivi di raffreddamento aumentano l'effetto. Ok. Riporta in posizione originale. Se posizionata accanto a essa richiede un canone per funzionare. Questo non so se vada vicino vicino. La sera su Expedition e Medrana ci sta tanto. Eh no, ma infatti Dark Merlix domani arriva un altro episodio. Facciamo la serie sul canale, però. Allora, questa quindi la metto a questo punto e la devo mettere qua vicino. Quindi la metto qua, sì. Ok.
In modo tale che questo adesso in linea teorica dovrebbe... Infatti è più veloce. Ok. Quindi quello è più veloce a farli uscire, questi sono più veloci a farceli scassare. Bene, bene. E nel mentre accumuliamo cubi per sbloccare sempre, sempre più cose. Il titolo dovrebbe essere scritto nel 66 qualcosa. Scusate, perché io poi nel mentre mi dimentico anche. Ok, e vediamo perché poi vorrei sbloccare anche le altre cose. Vediamo. 64, ok. 64. Ok. Aspetta, ricaricami. Se no che stiamo a fare? Ricaricami pure questo. Il problema è che non so se c'è la possibilità di girare la visuale. Perché se non c'è la possibilità di girare la visuale potrebbe essere problematico. Vediamo. Ok. Allora, va bene. Allora, la valvola inversa evita che la macchina per l'estrazione dei cubetti, cioè questa qui, si riporti nella posizione originale se posizionata accanto a essa. Quindi non evita che risale sopra. Cioè la posizione originale penso che sia questo. Quindi evitiamo la perdita di tempo dell'abbassamento, giusto? In linea teorica. E vedi che arriva sopra e sotto. Quindi è tutto per fare una cosa sempre più veloce. Gliela devo posizionare vicino però. Quindi immagino che questo lo devo togliere. Tolgo questo. Ah, lo potrei fare anche in diagonale. Vediamo, proviamo pure questa. Conviene farla in diagonale. Che comunque prende quella e poi magari da quest'altro lato possiamo fare un'altra macchina d'estrazione. Ok. Questa funziona con questo cubo? Vediamo. Se cambia qualcosa. Dovrebbe rimanere poi schiacciata, quindi. Almeno da quello che ha detto. Sì. Non risale più, quindi non perdiamo. Alla prossima non perdiamo più tempo a farla risalire. Farla riscendere. È rimasta così, quindi adesso. Là però mi manca. Vedi? È molto più veloce. È tutto puntato al velocizzare il tutto e anche a sbloccare altre cose. Aspetta, qua devo ricaricare. Solo che non... questo non lo vedo, quindi come cazzo lo ricarico? Ah, non posso ancora ricaricare, ecco perché. Vediamo cosa c'è dopo la valvola inversa. Adesso ci ha sbloccato la pompa ausiliaria. Un aggiornamento della valvola inversa, che era questa qua, fornisce pressione a un canale sorgente se posizionato accanto a esso. Canale sorgente, che non so cosa sia. Forse questo si chiama canale sorgente. Boh. Ah, aspetta che... Credo che le macchine si... Ah, ok, questo qua. Non avevo letto l'altro messaggio perché poi c'è sempre la comunicazione tra il giocatore, diciamo, e un suo amico, credo. Credo che le macchine si influenzino a vicenda. Se posizionate in celle adiacenti o diagonali ad esse, questa ventola deve essere... Ad esempio, questa ventola deve essere posizionata accanto alla prima macchina per accelerare il processo. Stai dicendo cose molto sensate ora. Ma io qua posso cliccare... Ah, no, posso toglierlo. No, ma non ci piace. Allora, dicevamo, fornisce una pressione a un canale sorgente posizionato accanto ad esso, richiede 8 elementi per funzionare. Le pompe aggiuntive non aumentano la pressione in un canale sorgente. No, questo non ho capito onestamente che cazzo sia. Onestamente, quello non ho capito che roba è. Aspetta, devo ricaricare questo, immagino. Così, sì, perché sennò pure quello se ne arriva sopra. Quindi dobbiamo cibare i macchinari per evitare che giustamente poi non si abbia più quell'effetto. Però dobbiamo aspettare che si esaurisca il tutto. Allora, vediamo la pompa ausiliare. Mo vediamo un attimino come funziona. Anche se in realtà noi potremmo fare un'altra cosa prima della pompa ausiliaria.
C'era anche questo qua, il destabilizzatore industriale, che non avevamo fatto perché richiede una madonna di risorse. Ok. Aggiornamento quadruplica la potenza del processo di frantumazione delle risorse, richiede 64 ore per funzionare. Ulteriori destabilizzatori aumentano l'effetto. Ok, però. Ma richiede 64 per funzionare, mi sembra eccessivo. Cioè, ogni volta gli devo mettere 64 cubetti? Per carità. Quadruplica la velocità, ma non so se conviene al momento. Allora, cerchiamo un attimino di capire, signori, come. Ok, se no andiamo lenti. No, quello che dobbiamo fare al momento potrebbe essere la pompa ausiliaria, che devo capire però come. Aggiornamento della valvola inversa. Ah, l'aggiornamento di questo, ok. Fornisce pressione a un canale sorgente se posizionato accanto ad esso. Richiede 8 elementi. Cioè, questo sarebbe un potenziamento di quella. Quindi io la posso. Ah, no, però vedi, io la posso mettere pure sopra e va bene. Quindi così in linea teorica. Richiede 8 di quelli per funzionare. Ah, e di base quindi li fa in automatico. Se ci clicco io fa più, ancora più velocemente. Ah, vedi? Ok, cosa utile naturalmente, perché io nel mentre, poi quando mi serve, cioè nel mentre che ho spaccato quello, questo già me li sta a rifà, quindi possiamo andare veramente a pressione. Poi se mi serve un boost glielo do io. Però nel mentre, vedi, mi fa ricicciare quello, quindi io continuo a distruggere questi, nel mentre sono ricicciati gli altri. Quindi si va a cannone. Ok. Sì, effettivamente bisogna cliccare un po' ferocemente. Potevano mettere anche il fatto che lasciavi premuto, ma. Ah, però funziona sia con il tasto destro che sinistro, quindi puoi fare anche così. Aspetta. Allora, dopo la pompa ausiliaria, io penso che dovremmo fare questa qua in modo tale da un aggiornamento del destabilizzatore quadruplica la potenza del processo. E allora a sto punto proviamo pure questo, signori. Questo lo possiamo mettere sopra quest'altro. Ok. Non lo possiamo ancora caricare, però. No, minchia, ci siamo inculati perché. Lo devo caricare con 64 di quelli. Però per sbloccare gli altri, per forza di cose. Penso per sbloccare cose nuove. Ok. Questo è ancora da. Non è scarico. Però così io non mi accorgo quando è scarico. Quando non è scarico quello. Perché non vedo un cazzo. Però ci clicco sopra. Mo' qua abbiamo rallentato. Perché naturalmente. Io potrei anche evitare di ricaricarlo quello, forse. Se magari mi serve meno. Rimetticelo sopra. Questo qua purtroppo necessitava di un po' troppa benza. Quindi. Vai. Eh sì, qua siamo tornati alla base che non va bene. Spezze le mani così. Fammi solo quelli da quel lato, allora, fino a quando non arriva ai 64. Sì, pure qua è abbastanza impegnativo. Allora, facciamo solo questi qua. Ci arriva questo? No, questo no. Allora, facciamo quello. Però queste mo ce ne hanno tante di cose gialline. Penso che sia uno di quei giochi dove ti ci metti con calma, così, tanto per perdere un po' di tempo. Perdi molto tempo. Fammi prima quelli. Ti do una mano io. Siamo arrivati a 186 metri di spippolamento. Che immagino che. Ok. Adesso posso caricare questa, giusto? Ok. Non so quanto
consuma, se consuma di più del normale, o se una volta messe quelli potrebbe fermarsi. Ma è sbloccato qualcos'altro? No, al momento ancora no. Quindi penso che... Allora, il destabilizzatore l'avevamo fatto, il destabilizzatore industriale ce l'abbiamo messo sopra, il raffreddatore di canale l'abbiamo fatto, la valvola inversa l'avevamo fatta e gli abbiamo messo pure il boost. Quindi niente, dobbiamo aspettare il prossimo upgrade eventualmente. Oppure facciamo l'upgrade anche a questo qua. Però quando abbiamo almeno 64 di cose. Che se no non ha granché senso. Vediamo. Perché poi se posso mettere un altro motorone dall'altro lato, però devo capire se c'è la possibilità di girare la visuale, perché sennò... Oddio, che ho fatto? No, niente, in realtà questo è un problema. Questo è finito, allora si vede. Perché sennò così non è granché facile. Se dobbiamo avere tutto poi maxato, non lo so. Intendiamo. O se dobbiamo arrivare a una certa profondità. Al momento siamo a 213 metri di profondità. Porta queste chicchette proprio sempre sul pezzo. Sempre questa è molto action, eh. Soprattutto per il mouse. Per le mie dita, in realtà. Allora, 1-1, valvola inversa evita che la macchina per le stazioni cubette si riporti alla posizione. Allora, qua in realtà mi dice 1 perché ne abbiamo 1 perché ne abbiamo 1. Questo, il destabilizzatore, me ne segna uno che è quello là. Non so se devo avere uno di tutti, perché mo la valvola inversa di base io non ce l'ho. Devo avere uno di tutti per sbloccare quelli nuovi. Viola intenso, ottiene... Ah no, abbiamo ottenuto questo qua che non so cosa sia. Allora, dove sei? Ti sto aspettando da secoli. Che cosa vuoi dire? Sono ancora qui. Dove? Ci siamo infognati. Adesso ho una pietra blu, oppure viola. Sembra un antico candelabro in ottone. Penso che potrei usarlo per rimuovere le macchine smarrite. Ah, risonante. Risonatore di entropia. Stiamo calmi. Allora, schiaccia periodicamente le risorse se viene posizionato accanto a un cubo. Richiede un quanetite per funzionare. Reagisce lentamente il quanetite con il caronite per produrre il merinite. Minchia. Distrugge una macchina restituendo il 50% delle risorse utilizzate per costruirla. Ok, quindi dovremmo fare questo che... Allora. Schiaccia periodicamente le risorse, cioè quelle, se viene posizionato accanto a un cubo. Quindi praticamente spacca direttamente lui i cuboni. Si può fare. Dovrei metterlo. Dove dovrei metterlo? Da questo lato? Me ne spacca. Me ne scassa due. E qua ormai c'ho già questo. Non so quale sia il suo raggio d'azione. Allora, la rotazione della camera però onestamente l'avrei implementata come cosa, devo dire la verità. Vediamo. Questo ha questo raggio d'azione. Se lo metto qua, potrei metterlo qua, tanto comunque qua non c'è il cubo. Qua sì. Se poi metto un altro là sotto, magari un'altra fabbrichetta. Vediamo, facciamo una prova. E lo alimentiamo con questo. E in linea teorica, minchia, se è lento però. Ne vale la pena? No, direi di no per il momento. Oddio, per carità, poi immagino che diventerà. Cioè, voi calcolate che poi quello che si vedrà sarà un mega, cioè noi possiamo andare in giro anche con la visuale così, mo non vediamo un cazzo, ma poi saranno chilometri. Oddio, mi sono perso mo la base. Sarà tanto. Premi Alt per dare un'occhiata più da vicino.
In che senso? Non do un'occhiata più da vicino, così semplicemente diventa trasparente. Premi Q su una cella vuota per scegliere uno strumento di demolizione. Ah, se devo demolire qualcosa, ok. Il tutorial lo fa molto con calma, nel senso... Premi Q per provare... Ah, premi Q su una macchina per costruirne un'altra. Quindi fa tipo il copia incolla. Sì. Ma io non ne voglio costruire un'altra. Tra parentesi. Sì, serve per vedere, immagino... Aspetta, era alt. No, in realtà non si vede un cazzo comunque. Ah, devi fare così. Ci devi comunque passare sopra per far... Perché poi, come vi dicevo, lo schermo sarà pieno di ste robe. Però, vediamo. Allora, vasca di arricchimento caronite reagisce lentamente. Il quanenite con il caronite per produrre elmerinite. Allora, aspetta che non mi ricordo. Questo è... Allora, reagisce lentamente con questo. Con questo per produrre questo. Che mi serve poi sì, per alimentare questi. Dipenderà se magari noi andando sempre più in profondità non troviamo più quello giallo, però non credo. Oh, però va usato pure questo, ci può stare. Reagisce lentamente. Questo dove cazzo lo metto? Però non so se questo lo devo mettere vicino a questi cubi o se può lavorare per conto suo. Quello che mi dà da pensare, nel senso... Lo devo mettere vicino ai cubi perché se li estrae li lavora lì o li prende dal mio, tra virgolette, magazzino? Io quello vorrei capire. Poi soprattutto io posso fare un altro motore di questi base che va a trivellare. Forse dopo sì, cioè per forza, se no... Penso proprio di sì. No, con Q però non so se mi fa fare anche questo. È vero, mo proviamo. Però prima avevo cliccato sull'altro, ma... Allora, alt. Era... Allora, ma stai scherzando? Stai tranquillo, arriverò tra un minuto. Oh, posso usare Q per clonare macchine o distruggere se prima clicco su una cella libera. E aiuto a vedere dietro le macchine alte. E alt per vedere... Ok. No, questo comunque non lo possiamo... Apparentemente non si può clonare. Clicchiamo Q qua. No. Q qua sì. Quindi al momento posso clonare solo questa. E questo. Neanche questo perché viene dall'altro, quindi bisogna fare i passaggi. Non so se dobbiamo per forza fare... Aspetta che questo ha finito la benza. Aspetta, però quello pure va alla velocità in base a quello che gli dà quello là. Quello dà sempre il tocco, però se io vado a fare questo su questo 32 un po' ausiliario un aggiornamento della valvola inversa. No, questo è un destabilizzatore, ho sbagliato. Scusa, destabilizzatore. Destabilizzatore industriale li devo fare. Che però non posso fare perché me ne servono 154. Allora proviamo a fare una cosa. Oh, vediamo come cazzo funziona pure questo.
Io però non lo vorrei mettere qua questo, semplicemente. Se lo metto qua, non lo so questo onestamente come funziona. Vasca di arricchimento che reagisce lentamente con il caroni per produrre il merite. Allora, facciamo così. Secondo me questa lo faceva dove la mettiamo, mettiamo, no? Sì. Vabbè, poi più avanti magari la spostiamo, dai. Perché effettivamente il lamo ci blocca uno spazietto che non potevamo evitarcelo. Per questo, allora, con Q non mi dice niente. Vediamo, penso che può essere semplicemente che dobbiamo arrivare a prendere un altro colore. Dipende dalle profondità di scavicchiata qua. Velocemente così. Vediamo dove arriviamo. È molto particolare, diciamo. Però è quello che ti dà un certo infognamento. Come per dire, questo qua sta continuando a macinare vasca di arricchimento. Voglio vedere che arriva alla fine se ci dà qualcosa di utile. Cioè, in linea teorica sì. Aspettiamo che arrivi alla fine. Intanto lo facciamo noi qua. Allora, vediamo. Ok, ci dà tanti di quelli. Porca troia, quanti ce ne ha dati di quelli gialli. In modo tale che noi poi possiamo recuperare questi e fa molto più veloce anche a fare quello. Adesso io, ad esempio, qui posso aumentare anche questo destabilizzatore andandoci a piazzare questo sopra. Dovrebbe andare più velocemente anche questo. Lo carichiamo. Questo sta facendo, no? Questo fa, quello ticchettia. E poi dobbiamo aspettare che magari ci sblocca qualcos'altro qua sotto. Il demolitore è un po' lentino, ma per il momento quello ci abbiamo. Sì, perché ah, vedi, adesso non stiamo trovando più quelle gialle, quindi l'unico modo per averle è quello là. Yes. L'unico modo per avere quelle gialle è convertirle. Ragazzi, siete ancora lì? Cavoli. Dove sei? Stai bene? Questo sta a fa'? Dovrebbe andare più velocemente perché sennò sono cazzis. Stai tranquillo, sto bene. Cosa sta succedendo? Dimmelo tu, sono ormai da 2 settimane che mi stai evitando. Sono anche andato a casa tua un paio di volte, ma non c'eri. Dimmi solo dove sei. Tutto qui. Sei a casa adesso? Sono 2 settimane? Ok, sembrava meno, eh. Sembrava meno. Amico, di cosa stai parlando? Ci siamo messaggiati letteralmente 2 minuti fa. C'è un. Ah, aspetta, devo ricaricare questo. Questo me l'ha fatto, sì. Ricaricalo. Vai. Io sto aspettando che mi sblocchi qualcosa di nuovo, in realtà. Sto facendo una domanda semplice. Cosa c'è di sbagliato in te? Prima non ti sei presentato, poi sei scomparso del tutto e ora ti comporti come se non fosse successo niente. Ti sto facendo una domanda semplice. Dove sei? Sono qui. Dove? Aspetta. Non è divertente, amico. Dove sei esattamente? Puoi dirmelo? Beh, amico, in realtà non lo so. Dammi un minuto. Cosa intendi dire con che non lo sai? Devo raccogliere i miei pensieri. Va tutto bene? Sei al sicuro? Devo chiamare qualcuno?
No, no, sto bene, solo che ti manderò un messaggio tra poco. Dannazione, amico, che succede? Siamo nella stanza dello spirito e del tempo, credo. Un polentino a macinare, però. Così. Poi, attendendo eventualmente un altro estrattore, che poi dobbiamo pure vedere l'altro estrattore da dove parte, perché noi adesso con questo siamo arrivati a 339 metri, quindi bisogna vedere se quell'altro magari parte da capo, no? È tutto il costruire una mega fabbrica, immagino anche poi discretamente autonoma. Allora, questo ha finito, ricarichiamolo. Tutta una questione dei cubi, di profondità, di cose. Ok. Sì, effettivamente il fatto del mouse è un po'... Era meglio il... Magari il poter tener premuto. È troppo semplice. Questo. Poi devi iniziare a tenere d'occhio un sacco di cose, no? Allora, adesso quelli viola iniziano ad essere veramente tanti. Quindi dobbiamo arrivare o a livello successivo per poter sbloccare qualcosa in più. Penso di sì. Magari poi ci sarà un altro materiale di un altro colore che ci farà sbloccare qualche altro macchinario che andrà. Di solito così funziona, ogni colore. Però dobbiamo capire pure a quanta altezza. Probabilmente a 400. Non lo so. 400 è impegnativo, però. Per non dire lento. È infognante più che altro. È la curiosità di vedere cosa verrà dopo che mi potrà aiutare ad essere più veloce. È quello il trip di questa cosa. L'energia sta scendendo. Vediamo quando e se raggiungeremo. No, facciamo così, no? Prima. Diamo la mano, che questo è lento come una merda. Io sto aspettando solo che ci sblocchi cose nuove, perché... Dai, eh. Vediamo se dopo i 400 metri troveremo nuove cose. Altro quello è lento, quindi ci vorrebbe anche un potenziamento di quello lì, risonatore di entropia. Adesso cubetti ne iniziamo ad accumulare abbastanza, anche un po' di tutti i colori, se dobbiamo dirlo. Quindi a livello di produzione di energia base siamo a posto. Poi qualcuno che le ricarichi in automatico sarebbe anche gradito. 391. Tra un po' ci salutiamo due. La macchina lenta non lo so, se ci deve dare delle migliorie. Al momento tutto quello che abbiamo non è inerente a un'eventuale miglioria di quella. Attenzione, 97, 98, 99. Dimmi che alla prossima. Aspetta che questo ha finito, ricaricalo. 99, 400. C'è qualche materiale nuovo?
Apparentemente no. Quindi potremmo andare avanti così all'infinito? No, non credo. Aspetta, ricarica quello pure. E... ricarica questo. Però mi devi dire un attimino quando arriviamo. Grazie Falcos, grazie per il Prime. Benvenuto tra gli sportiveggiati. Spero primo mese di tanti mia compagnia. Grazie mille. Ma signora, se non le piace lei può fare anche altro. Non si preoccupi, ci sono le bimbe. Lei può destreggiarsi con le bimbe. Non si preoccupi. Non è necessario che segua. Nel momento saliente proprio lo so, gli highlights qui sono impegnativi, ma... no, più che altro non ci sta a sbloccare niente di nuovo, mi scusi, noi ci infogniamo, però non è che posso stare a spaccarmi il dito 2 ore e mezza senza novità. E quello è il problema tecnico-tattico. No, non vorrei che effettivamente dobbiamo avere costruzione uno di tutti, ma non credo, onestamente, non credo proprio. Attenzione, ci ha sbloccato il canale di estrazione qui sopra però. Aspetta, quindi io potrei fare... Dovrei fare un canale di estrazione qua in modo tale che venga aiutato da questi. Ok, quindi questo in linea teorica poi... appunto va così in automatico. E di qua dovrei fare un altro di questi, però, che mi aiuti ad estrarre queste cose. Questo è finito, aspetta. Perché questo le fa così. Di conseguenza questo... allora questo mi dovrebbe... mi arriva fino a qua. Dovrei metterne uno per ste tre. Per quest'altro non credo ci arrivi. Giusto. Quindi dovrei andare con 2 volte più velocemente. Sì, allora questo dicevamo arriva qua, quindi ste due rimangono. Meno che questo se lo metto in diagonale mi prende questi due, ne metto un altro di là. 1 e 2. Me ne metti un altro che mi prende invece solo 2, me ne via. Com'è possibile? Non li piglia tutti e... ah, così tutti e tre. Però mi prende quelli là. No, sennò dovevo metterlo così. Te pare? E un altro qua dietro per forza. Così. Vediamo, proviamo se poi me li attiva tutti. Cioè, devo farlo io, per carità, però... ok, ricaricami questo, questo e quest'altro. E in linea teorica adesso potrei rompere velocemente questi qua. Tutti quanti questi. Poi riparto subito da qua perché nel mentre li ha ricicciati. Questo ricaricamelo. Questo ha finito. Rimettilo, no, questo ha finito. Un giorno si arriverà a vedere cose automatizzate, chi lo sa. E... metti il destabilizzatore, non va più veloce. In realtà no, perché il destabilizzatore comunque sta qua di lato. Non, cioè va un po' più veloce di prima, ma non come noi, diciamo. Non cliccherà mai. Così penso che ci sia un bonus maggiore poi. Vedi pure questo qua. Non lo fa così velocemente. Ricarica. E poi devi stare dietro ai macchinari per ricaricarli, immagino. Giustamente questo, che consuma anche di più. Questo sta... ah, vedi, questo però me lo segna adesso a 45 metri, mentre quest'altro è arrivato a 429. E infatti con l'estrazione dei materiali, effettivamente questo qua è ripartito con il giallo. Con quelle gialle. Qualcuna gialla c'è stata questo. Quindi l'estrazione è ogni... ogni pila ha la sua profondità. E ci sta una cosa. Facciamo veloce. Mazza, però questo mo consuma a merda. Che non è, cioè, non è un problema perché ce l'abbiamo, però.
Il problema è che non mi devo ricordare di ricaricarli. Così però ti spacchi veramente il dito. Questo lo rifacciamo. Ma posso usare... Anche questo lo ricarichiamo. C'è un tasto per farlo più velocemente, sarebbe gradito. Allora, diciamo che per quanto c'è dell'infognamento, ci vorrebbe un'alternativa nella cliccata. Anche perché, insomma, adesso qualcosina, qualche bonus in più. È da un po' che non ci sblocca niente di particolare, quindi magari. Se potrebbe risbloccarci un altro motorone di estrazione. Vabbè, dobbiamo arrivare a 1000 di questi, quello è fatto. Poi lo puoi fare, magari metti di più di quelli automatizzati, poi lo lasci andare e tu fai altro nel caso. È una buona idea. Poi deve avere un... sarà un'industria che andrà poi da sola, ma c'è bisogno dell'automatizzazione anche delle ricariche delle cose. Sì, allora, per quanto riguarda eventuali occhiali da sole, in realtà quello penso che possa essere risolto andando a costruire sempre più cose, perché poi naturalmente lo schermo sarà pieno di sta roba. Poi devi decidere anche un po' a livello di puzzle, perché devi andare ad incastrare anche tutte le altre, tutti gli altri macchinari per fare un qualcosa di... magari coadiuvare una cosa ad un'altra senza rifare le doppie... Scavestrare qualcosa di nuovo. Vai, vai. Che è sta lentezza nello spirito. Questo ce l'ha. Questo sta a fare. Sta mi abbatta la fiacca. Parte da qua. Questo è finito. Vada, vada, rispippoli. È impegnativo più che altro per l'indice, devo dire la verità. L'indice inizia a sentire delle difficoltà di spippolamento. Nel frattempo i nostri amici non ci stanno più scrivendo. Quando ci scriveranno chissà quanto tempo sarà passato, perché apparentemente c'è anche un buco spazio-temporale qui nella... questo mestiere. Si è finito, vai. Quello ha fatto, ricarichi. Questo ancora no. Da una mano. Stavo veramente a scrocchiare il dito qua. Giovanò. Si può fare così. Diciamo che va giocato per... da quanto lo stiamo giocando? Da meno di un'ora. Per un'oretta. Un'oretta al giorno massimo. Poi il dito va a farsi benedire. Che tra l'altro, come detto, altra cosa che voglio dire, effettivamente, il gioco è sviluppato da una persona sola e, come detto, ho richiesto la key per provarla, però è stato anche detto, guarda, se hai suggerimenti, qualcosina, potrei dirgli del fatto del cliccare in modo ossessivo compulsivo. Perché, come detto, molto spesso, ragazzi, noi siamo abituati magari a mille giochi che giochiamo, eccetera, eccetera, però in molti casi ci sono anche titoli indipendenti che ti vengono mandati e ti chiedono anche del supporto, semplicemente per effettivamente dare dei consigli. Ad esempio, questo qua è stato sviluppato da una persona sola, quindi è normale che magari una persona lo vede con i suoi occhi possa
apprezzare o comunque richiedere anche consiglio ad altre persone. Attenzione, abbiamo trovato qualcosa di particolare, che è quello rosso che ci ha sbloccato adesso altre cose. Quindi magari, secondo me, cose che potrebbero essere migliorate sono il fatto di non dover cliccare in modo ossessivo compulsivo. Dannazione, amico, che succede? Ho paura. Sembra che io sappia dove sono. Sembra che io non sappia dove sono. È così strano, voglio dire, per me va tutto bene, ma non riesco a descrivere questo posto. È come un sogno, ma non è, ma lo è, non lo è affatto. Tutto è bianco e ci sono queste macchine e cubi. Non ha alcun senso. Ricarichiamo questo, ricarichiamo questo e sfondiamo questo. Poi vediamo. Andiamo a vedere che possiamo fare con i cubettoni rossi anche. Sì, il fatto del cliccare come se non ci fosse un domani è un po' impegnativo. Stazione di pompaggio, un aggiornamento... Un aggiornamento della pompa ausiliare fornisce una pressione quadruplicata a un canale sorgente se posizionato accanto ad esso. Richiede... Allora, aspetta. Ci ha sbloccato il pozzetto di carbone. Recupera quenit, che sarebbe questa qua, dai sedimenti liquefatti di caronite in presenza di catalizzatori. Ok. Torre di controllo materiale canalizza le risorse tramite il flusso. Può essere... Può essercene solo uno. Ok. Torre di riciclaggio consente il riciclo della macchina che restituisce il 90% delle risorse. Ne può esistere solo uno. Ok. Quindi tra queste... Raffreddatore del canale, valvola inversa, pompa ausiliaria. Quindi questo dovrebbe andare sopra questa e necessita di quello. Fornisce una pressione quadruplicata. Un canale sorgente si è posizionato accanto a esso. Richiede 50 e 4 beta pioni per funzionare. Non può aumentare il flusso in un canale sorgente. Più stazioni non aumentano il flusso nello stesso canale, però. Quindi quella dovrebbe essere utile, diciamo, a pressare, a far ricicciare questi più velocemente, sempre ricaricandola. Però no, lo sviluppatore non è italiano. E il costo non lo so, onestamente, non mi ricordo. Date un'occhiata su Steam. Però io avevo... A me onestamente avevano intrigato tanto le immagini. Cioè avevo visto questa schermata bianca con questi cubetti che pian piano venivano spippolati, riempiti di... Mi dava un senso di... Mi ha fatto pensare un po' a Unpacking, cose del genere. Quei titoli molto semplici visivamente parlando e magari infognanti. Però effettivamente il fatto che tu debba cliccare in modo ossessivo compulsivo dopo un po' ti spezza le dita, devo essere onesto. Poi per carità, sicuramente tutto andrà più ad automatizzarsi quando si andranno a livellare, soprattutto sto coso qua, che magari potrebbe essere da aggiungere in... cioè prima magari in modo tale che inizi a fare un pochino velocemente, a meno che non è proprio pensato a lasciarlo così. Allora aspetta un attimo, che qua ci eravamo persi. Ok, fatto, mi sono reso conto di quanto sia strano che non mi sia mai accorto che non si trattava di nulla di simile a ciò che avevo visto. Ok, ora ho le pietre rosse ed è piuttosto inquietante che mi vada bene tutto questo. Ok, ho solo una pietra rossa, tutto va bene. Quindi non stai scherzando. Ora capisco come funziona il tutto, ma si è tutto... Ma sì, è tutto qui davanti ai miei occhi. Posso fare qualcosa per te? Parla con me, tutto qui. Si può fare, amico, si può fare. Tra l'altro la polizia ti sta cercando come se fossi scomparso. Hai mostrato loro i nostri messaggi? Come potrebbe essere utile? Non ho attivato... No, ho attivato... Come potrebbe essere utile? No, ho attivato la cancellazione automatica. Grazie. Come sta andando laggiù? Insomma... Un po' strani anche questi...
Beh, ho scoperto che posso muovermi usando i tasti WASD, ma non c'è nulla di interessante in giro, a parte questa strana roccia a nord. Aspetta, la roccia a nord non l'avevo. No, ok, non vorrei andare troppo a nord. Beh, è solo sud da qui, quindi credo che sia il nord. Sì, ma meglio che non ci perdiamo. Ha senso. È il fatto che non ho un telefono. Allora, come mi stai mandando i messaggi? Allora. Non lo so. So solo che quando mi mandi un messaggio e posso risponderti. Non è facile da spiegare. I cubetti collegati, quindi sì, penso che si automatizzerà. No, sicuramente si automatizzerà, però non so quanto tempo bisognerà aspettare. Tutto qui. Allora, io adesso vorrei provare a fare anche la stazione di pompaggio, perché mo ci salutiamo. Quindi facciamo questa. La carichiamo. E in linea teorica dovrebbero pop-appare molto più velocemente questi. Infatti pop-appano molto più velocemente. Mo so io che non riesco a stargli al passo. Beh, così già. Non c'è un'alternativa per. Così veramente ti spacchi le dita, no? Quando arrivi qua inizia a essere complicato. Cioè, complicato, per carità, puoi fare pure piano, però. Allora, vediamo, 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 vediamo. Mi sto veramente a spaccare le dita qua, eh. Ora venite dai sedimenti liquefatti e carbonite in presenza di catalizzatore. Aspetta che questo si è fermato perché non c'aveva questo. Un potenziatore di sto baracchino? Risonatore di entropia? Possibile? Canalizza risorse. Ma vabbè, qua ci vuole una madonna di roba però per fare sti cose. Perché quello. Allora, questo comunque ha azione su questo qua. Ha sempre la stessa velocità quello lì. Quindi ci vorrebbe una miglioria per quello più di tutto. Ci sono le impostazioni in realtà del gioco. Come quella che abbiamo visto all'inizio della schermata, solo quella. Puoi solamente attivare o disattivare l'audio e cambiare la lingua. Basta. Molto easy, molto semplice, molto basilare. Sì, questo penso che sia da far. Metterci questi, lasci il PC che fa cose. Sì, questo è da. Recupera guadagnare dai sedimenti liquefatti di carbonio in presenza di catalizzatori. Non. Allora, venite dalla carbonite. Guarda, te lo metto, non lo so, dove lo vuoi. Te lo posso piazzare qui, qualunque cosa tu faccia. Ah, fa da solo? Ah, ok, questo è uno come quest'altro che quindi fa da solo. Quindi credo che non ci sia necessità neanche di tenerlo lì vicino. Ok, va bene. Va bene, va bene. Oh, signori, però direi che ci possiamo anche salutare. Tanto alla fine questa l'abbiamo fatta. Abbiamo visto che c'è tanto da macinare, tanto da fare, tante dita da distruggere. Purtroppo. Aspetta. Brucia il petapilene per produrre carbonite e tracce di altri elementi. Brucia il betapilene. Ok, che è questo? Che non abbiamo granché. Ah, questa. Questo. Ok, vabbè. Quelli li potevamo mettere un po' più a distanza, che tanto lavorano da soli. Non c'è bisogno.
Fanno loro. Allora, in realtà potete mettere semplicemente un quick fire sul mouse, tra parentesi. Potete mettere, sì, potrebbe essere utile. Tanto ormai penso la maggior parte dei mouse ce l'abbia, la possibilità di fare dei... le macro, insomma. Oddio, in realtà pure da tastiera, metti la macro su un coso e lo fa uguale. No, vabbè, mo ci salutiamo, perché... Tanto penso che questo vada avanti così all'infinito. Ma il mio dito non va avanti così all'infinito, onestamente. È un'ora che stiamo a cliccare in modo ossessivo compulsivo, quindi direi che va bene. Curioso, molto curioso, signori, come titolo, devo dire la verità. Io ero rimasto incuriosito soprattutto lato grafico. Per quello mi aveva ipnotizzato, sì, esteticamente. Perché effettivamente è molto... Nella sua semplicità vedi tutte queste cose geometriche, precise, pulite. Non... Non lo so, mi attirava parecchio lo stile. E onestamente sì, è divertente, però qualcosina dovrebbe essere... Cioè, è divertente, boh, questa è sempre una questione dei gusti. È infognante, perché poi il divertimento è sempre un qualcosa di soggettivo. Per chi lo vede, naturalmente è una rottura di coglioni ripetitivo, però voi sapete, signori, che giochi del genere, un po' come alcuni titoli per cellulare, insomma, così che... State lì a giocarci mille ore. È normale che se uno ve vede, se dice che cazzo fa. Però ti infogni. Perché qua si clicca. Quindi tu che giochi te infogni tanto. Chi ti guarda, immagino che siete un po' rotti i coglioni. Però io volevo provare. Grazie Grifondoro Biagio, grazie per i 40 Biagio, grazie mille. Grazie di cuore per i 40 mesozzi. E questo è quanto, signori. Questo è quanto. La roccia a nord io non l'ho vista comunque, anche se stiamo continuando a spostarci verso nord adesso, però è così bianco che... Ok, no. Mo tutto sta nel tornare alla base, ma non credo... Oppela, non so dove siamo. Eccola qua, la base. Va bene. Direi che ci possiamo anche salutare qui con questa live ozza.